meno in pista, magari da 0 a 100 velocità massima. Da 0 a 100 la vettura li raggiunge in 5 secondi e per una velocità massima di 285 km all'ora, non ha limitatore di velocità. Ah, quindi insomma ci possiamo divertire quando siamo chiaramente su percorsi che ci consentono di andare. Tra l'altro la vettura che stiamo guidando adotta questo nuovo cambio Sport Shift che è in commercio da un anno ed è un cambio a tutti gli effetti corsaiolo, poiché io posso gestire le marce fino a 6 marce e posso scalare con la mano sinistra. Ah, perfetto, proprio classico come vediamo anche in Formula 1. Esatto, il classico cambio da Formula 1. Comunque molto maneggevole, molto docile, molto intuitivo. Ecco, un'altra cosa che ho letto interessantissima è stata una concept car qualche anno fa, poi è uscita dopo credo 5 anni se non sbaglio, una concept car nel 2003, ha avuto tantissimi test di prova, Dubai a più 48, in Svezia meno 30, quindi insomma ha dimostrato di poter andare bene su qualsiasi circuito, su qualsiasi esatto. percorso e con qualsiasi situazione climatica. Le vetture stanno raggiungendo standard qualitativi molto importanti, me ne accorgo io di produzione in produzione quando le macchine arrivano, che comunque i piccoli difettucci di assemblaggio vengono superati con l'evolversi delle produzioni, quindi la vuoto sinceramente ne sono la testimonianza i nostri clienti, le continue telefonate per la soddisfazione customer satisfaction ai nostri clienti che ci confermano che la vettura è molto affidabile. Tra l'altro è una delle poche in questo segmento ad avere comunque di serie la garanzia di 3 anni a chilometraggio illimitato. Adesso possiamo, che siamo in progressione, possiamo sentire anche il rombo della vettura. Certo. È una macchina molto progressiva, una macchina che non è assolutamente nervosa da guidare. Ed è sicura anche con questo tema. Logico che magari con la pioggia bisogna usare un attimino più di cautela. Beh, chiaro, però dimostra almeno anche quello che sento io che tiene la strada molto bene. Sì, grazie appunto a questa ripartizione dei pesi, grazie al differenziale autobloccante. Ecco, se non sbaglio è lunga 4,38 m. 4,38 m, per fare un confronto siamo 3 cm in meno rispetto a una Porsche 997, quindi questo è vantaggio di compattezza e di maneggevolezza. E tra l'altro, se non sbaglio, è la più piccola di tutte le figlie Aston Martin. Sì, esatto. Non per questo, essendo la più piccola, non è prestigiosa, perché molti pensano che essendo la più piccola non è prestigiosa. No, beh, possiamo confermare che lo standard qualitativo è unico come la sovrana maggiore di Milano. Qual è il target che avete per una macchina di questo tipo? Ma il target è il professionista medio, quale avvocato o titolare d'azienda, possono essere piccole e medie imprese o comunque anche aziende importanti. L'età media si va dai 35 ai 50 anni. Perfetto. Diciamo che è una macchina per tutte le età, nel senso che comunque chi è il più anziano guidandola ringiovanisce. Il più giovane si sente lusingato di guidare una macchina del genere. Tra l'altro è un'auto, l'abbiamo visto anche uscendo insomma da Milano, così che tutti si girano a guardare. Sì, ma è una macchina molto discreta, la guardano perché è bella, sicuramente. Inevitabile non fermarsi a guardarla. Io stesso, che sono quasi assuefatto nel vederle ogni giorno, nel guidarle ogni giorno, mi giro a guardarle quando passano, perché il movimento è ancora più bella da vedere. E anche il suono che ha, insomma, è inconfondibile. Quello dà molta adrenalina e non ti stanca guidarla neanche dopo un lungo percorso. Altra domanda che volevo farti, il propulsore che è 4.3 litri, 380 cavalli mi sono segnato, ecco, che tipo di motore è? È un motore 8 cilindri a V, un motore che è sviluppato da Aston Martin, costruito, assemblato a mano in una fabbrica a Colonia, quindi abbiamo una manifattura tedesca, quindi è sinonimo di affidabilità e di qualità sicuramente. Altra cosa invece, ecco, vediamo ancora in accelerazione. Poi se
se non sbaglio scocca diverse parti in alluminio, la rendono davvero sicura. La rendono più rigida, che non si intende più pesante, ma più sicura e molto elastica. Ha una torsione naturale al telaio che si percepisce proprio quando la si mette a dura prova a livello di handling. Ricordiamo che è un telaio monoscocca d'alluminio incollato, non ha una saldatura la vettura, quindi è veramente assemblata come se fosse un aereo, quindi una tecnologia aerospaziale, una cura maniacale. Ecco, tra magnesio, carbonio ed alluminio. Parlando proprio di questo, visto che molti dei nostri lettori non hanno mai visto magari una macchina di questo tipo, che differenza c'è tra saldare, attaccare, invece magari incollare così? Ma il discorso di rigidità di telaio, proprio dell'elasticità del movimento del telaio. Ah, perfetto. Quindi un comportamento dinamico molto più fluido, molto più performante sicuramente. Altra cosa, gli interni, vabbè, questa è spettacolare anche perché ha queste cuciture a vista, diciamo, tutta, se non sbaglio, in pelle nera, giusto? Sì, la pelle è pieno fiore, full pelle, nel senso che non, la macchina è tutta pelle, ha inserti in alcantara per la parte alta del tetto, ha queste cuciture in contrasto che si possono selezionare nei vari colori. Ah, quindi oltre il bianco possiamo andarle a scegliere anche in altri colori. Ha il pulsante d'accensione in cristallo in vetro zaffiro. Quello che abbiamo visto all'inizio, sì, esatto. Che è illuminato di rosso. Ah, perfetto. Sì. Benissimo. Quindi insomma, un'auto di tutto rispetto anche all'interno, quindi abbiamo anche, se non sbaglio, qui autoradio con sì, il CD. A livello di elettronica, diciamo che io la definisco un'elettronica allo stato essenziale, ma non per questo di minor qualità, nel senso che gli inglesi per tradizione prediligono più telaio e motore, definisco io. Sì. Poi nell'elettronica è difficile arrivare agli standard tedeschi, nel senso che comunque hanno tante sofisticazioni le auto tedesche, ma questo ha tutto quello che serve per una guida quotidiana e per ogni situazione. Abbiamo un impianto Hi-Fi da 700 watt Alpine con 6 CD in plancia, abbiamo la presa iPod nel vano portoggetti che è comandabile direttamente dall'impianto audio, quindi insomma abbiamo sedili a regolazione lombare di serie, sedili riscaldabili. Diciamo che il navigatore satellitare che possiamo far vedere è molto intuitivo. Sì, sì, abbiamo, insomma, è un bel vedere sia da fuori ma anche 800 anche metri avanti, all'incrocio tenere la destra sulla A8 verso Milano. Fantastico. Macchina per ogni situazione, c'è chi predilige la sportività, c'è chi predilige l'eleganza, è il connubio ideale fra eleganza e sportività.